Buonasera. Forse alla fine canteremo tutti quanti le lupe dei Sergio Gianini alla fine della serata. Ma partiamo dal primo tema, cioè questi incontri e parole sul tempo e lo spazio. Quindi un titolo molto impegnativo per una serata, direi, insomma, che scorrerà molto tranquillamente. Io avevo preparato alcune cose, anche perché non c'è la Carla Rinaldi, oggi ho avuto un lutto, non c'è, e quindi ho pensato alcune cose anche per coinvolgere, diciamo, più attivamente. Quindi a partire da un articolo che così dedicato a Loris Malaguzzi, quindi diciamo il fondatore della scuola dell'infanzia di Reggio Emilia, e a un suo articolo, un inedito che era poi stato, diciamo, ritrovato per una ricerca fatta alcuni anni fa, ed è un articolo molto interessante, autobiografico, in cui lui legava appunto la sua storia personale ai luoghi. In questo tipo di contributo, che è rimasto inedito, quindi nelle carte sue, ci sono, diciamo, alcuni riferimenti, no? Io qui partivo con un riferimento un po', diciamo, filosofico, so che questo che Malaguzzi fa, e cioè gli dice: se è vero che ciò che dice Wittgenstein, che è importante sapere dei luoghi dove si parla, io ne ho avuti tre di luoghi che dove ho preso a parlare e a vivere. Così, insomma, me la metto lì, no? Ce la ricordiamo. Quindi, che cosa? Questa connessione quindi tra appunto un'autobiografia, quindi diciamo una narrazione che scorre appunto nel tempo, che scorre, diciamo, a ritroso, e appunto questa connessione, questa intersecazione con i luoghi, che nel suo caso di questi tre luoghi poi sono un luogo geografico, un luogo, diciamo, metaforico, un luogo simbolico. Quindi, insomma, uno è geografico, che è poi un paesino della montagna reggiana che si chiama Solugno, e su quello che io ho fatto questo tipo di articolo. Poi ho cercato così vari riferimenti, ma prima di lasciare la parola anche agli insegnanti e ai vari invitati. Quindi a partire da da quella che è la cultura greca, no? Quindi i nostri riferimenti, almeno per l'Europa, i riferimenti, diciamo, gli archetipi. Allora, c'era questo, dice due cose. Questo libro dice di Jean-Pierre Vernant, quindi dedicato appunto alla mitologia greca. Uno è un riferimento, diciamo, a Crono, no? Quindi dice Crono, colui che ha osato mutilare il padre dei genitali e che con il suo gesto ha sbloccato l'universo, ha creato lo spazio dando vita a un mondo differenziato e organizzato. Allora, cioè, quindi in questa, diciamo, definizione, quindi, no? C'è appunto, c'è già un incrocio tra il tempo e lo spazio, e c'è un incrocio appunto anche tra un luogo, qualcosa, diciamo, tra il tempo, quindi come si chiama, anche non luogo, no? Quindi come qualcosa, come un concetto, una cosa che preesiste, una cosa che scorre, no? Quindi eterno, anche se in realtà c'è un atto fondativo, e lo spazio, dice, quindi come un luogo, come una dimensione, no? Appunto, nel senso che lo spazio che organizza è poi la terra. Quindi diciamo che questo tipo di tensione c'è sempre, diciamo, nella storia, diciamo, anche di molti pensatori, quindi penso anche a Agostino, quindi c'è il tempo, che però non vive se non nella rappresentazione, quindi la rappresentazione è sempre una dimensionalità, diciamo, quindi, no? Quindi circoscrive quindi il tempo in uno spazio definito. E poi sempre per, vado molto veloce perché il tempo di dire delle cose poi possono annoiare, però possiamo ritornare sopra. Poi sempre questo libro, c'è una cosa che ho trovato molto bella, no? In cui Vernant è uno storico, quindi, no? Che racconta, dice, cioè, come lui racconta il ritorno di Ulisse. Quindi Ulisse, appunto, che è un po' l'eroe, no? Appunto, quello che, almeno per quanto riguarda la cultura mediterranea, ma forse non solo, no? Cioè, ma forse in Africa, no? Avremo appunto come figura eroica il ragno Anansi, ma diciamo che in Europa è Ulisse. E quindi lui chiama il ritorno di Ulisse, lo chiama il presente ritrovato. Cioè, questa cosa che mi colpisce. E dice appunto,
Che cosa avete ritrovato, no? Quindi sono, appunto dice, la città, il palazzo, il piede del lettino olivo ben piantato nel cuore della terra di Itaca, qualcuno ricordava questo lettino, quindi incagliato in un tronco unico di olivo che c'è nell'Odissea, il giardino, la campagna, cioè quindi tutte le piante che suo padre, quindi, no, aveva piantato e quindi che lui ritrova, no? Che lui ritrova. Quindi dice Jean-Pierre Vernant, dice, quindi qui c'è appunto, c'è la memoria del ritorno. I testimoni di questa, diciamo, quindi di questa memoria appunto sono appunto gli oggetti, le cose, no? Quindi, i segni, no? Quindi, lo spazio. E anzi lui chiama i testimoni e dice, anzi, cioè, ascoltando questa storia, appunto dice, non facciamo le stesse cose, cioè, mentre l'ascoltiamo, quindi non colleghiamo il passato, la partita di Ulisse, al momento del suo ritorno, grazie. Quindi Ulisse non ha mai smesso di conservare la memoria del ritorno, così come Penelope non ha mai smesso di conservare la memoria della partenza, no? quindi lo chiamo il presente ritrovato. Allora, sono delle suggestioni per cui ci dicono che nella parte che l'uomo stanno già riprendendo, spostando, è storico, cioè l'uomo è storico. Io, vabbè, che ho una formazione storica, quindi non voglio, diciamo, affermare un primato della storia, perché già hanno fatto in tanti, annoiato, ho provocato anche disastro, storicino, però insomma, cioè, un uomo quindi è storico. Però qual è il problema? Mi sembra che, no, su cui poi stasera, forse possiamo, di cui parliamo stasera, grazie, che l'uomo è storico, ma quest'uomo soprattutto diventa storico. Ma appunto, questo presente ritrovato di cui parla Jean-Pierre Vernant con Ulisse, è un presente ritrovato, quindi, nel senso che in realtà è un presente che ritrova una tradizione, no? Quindi che ricorda qualcosa che preesiste. Evidentemente il presente in cui siamo noi oggi, o ci sentiamo oggi, cioè quindi il tema della modernità, no? Cioè, è un altro più presente, no? È un presente che è in mutazione. Quindi, diciamo, questo presente ritrovato, questo incrocio spazio-temporale è qualcosa che appunto non è scontato, non è già dato, e anzi è appunto, dice, cangiante, quindi, no? E questo è il nostro problema, ci apre quindi una, diciamo, una sorta di faglia, no? Nella nostra dimensione appunto psicologica, esistenziale, o la mia gira fuori, allora devo ringraziare anche te per la macchina che ha portato, potrà... non so, c'è una, questa cosa quando avviene, non so, per me restano gli anni 30, sono gli anni in cui c'è un crogiolo c'è una crisi appunto, diciamo, della modernità, no? Molto forte, ci sono i totalitarismi, no? Quindi queste percezioni, diciamo, di questo passato che ritorna, no? C'è una cosa di Wells che ho trovato, quindi, diciamo, di uno scrittore che guardava il futuro, quindi fantascienza, ma no? questo quindi giocava anche molto su, appunto, anche, no, sulle nostre paure ancestrali. Quindi lui dice, appunto, il passato si è, la cornice del presente si è spezzata. Questa cosa nel 36, quindi il passato ci ritorna con le sue ombre nere, quelle ombre che i nostri nonni non hanno conosciuto, neanche se so che esistessero, e sono quelle le stesse cose che in quegli anni, diciamo, diceva Jung, no? in un altro modo, ma le stesse. Allora, diciamo, c'è il Novecento, appunto, quindi arriviamo noi che oggi noi siamo nel nuovo secolo, nuovo millennio, quindi il Novecento appunto rimane difficile da raccontare perché appunto si colloca all'interno appunto di questa, diciamo, quindi questa difficoltà di rappresentazione, no? Quindi questo passaggio molto forte, molto lacerante tra appunto tra il racconto della tradizione, questo, diciamo, quindi presente ritrovato, nel senso antico, e invece appunto questo presente che non si trova, che non si dà, o che è meglio, si moltiplica, no? Quindi il nostro presente è un presente che vive appunto in vive di tanti tempi, no? Quindi vive di tanti tempi, di tante memorie, quindi vive di una stratificazione appunto di percezioni, pochissimo, credo, di percezioni, quindi sulla propria soggettività. Vediamo un po', c'è qualche luna che vuole interrompermi intanto, o continuo? Tutto chiaro? Stai un attimo per me? Sì. Dopo, se fai un po' di telecomando.
bellissimo, c'è un punto interessantissimo a cui fare le foto. Per dire. Alla fine sente. Allora, diciamo quelli 10 minuti li prendo. Quindi diciamo che quello che io ho capito, l'ho capito quindi con appunto tutta la ricerca sul campo, no? Per ricerca di storici, di antropologi, anche persino di sociologi, quindi in questi anni, appunto questa, questa appunto, questo fatto che il tempo oggi di vivere vive vale come esperienza, come esperienza. E quando è come esperienza quindi vale quindi come esperienza che ha bisogno di collocarsi appunto in un luogo abbastanza definito, bisogno di confrontarsi quindi con altre esperienze e quindi che vive quindi in un racconto. Allora, qui c'erano delle altre cose a cui ho pensato rispetto anche a quello appunto che era diciamo la dimensione anche pedagogica, questo che abbiamo diversi insegnanti, no? E cioè appunto che l'incrocio sul spazio-tempo quindi vive appunto in vive soltanto laddove quindi si riesce a raccontare, no? Quindi c'è il tema del grande racconto, del racconto privato, delle memorie collettive, no? Delle memorie personali e quindi e non solo poi del rapporto tra il globale e il locale, cioè nel senso che ormai quindi diciamo da Jerome Brunner, no? Quindi un altro diciamo, noto studioso americano di a Reggio di Casa, a Reggio di Casa, a Clifford Geertz, quindi una cosa solo diciamo culturologo diciamo, americano, quindi insomma c'è questa, questa percezione molto chiara dove si dice la nostra cultura quindi diciamo è una cultura diciamo, universale, no? Quindi, questo, no? Quindi questo è il nostro tipo di anche di tensione che abbiamo, cioè, quindi siamo in un mondo, mondo sempre più globale, però in realtà l'esperienza che noi facciamo in questo mondo è sempre l'esperienza locale. Allora c'è tutto il discorso appunto locale, no? Locale come aggettivo, locale quindi anche magari come realtà, aggettivo sostantivale, quindi diventa, no? Con una propria autonomia, e il discorso sul luogo, no? Quindi cos'è il luogo? Cos'è il luogo o non luogo? Allora da questo punto di vista, e qui diciamo mi avvicino alle nostre alle altre persone, da Giuliana e Sandra, quindi quello che faremo. Qui abbiamo, che cosa abbiamo? Abbiamo quindi una, un tipo di esperienza appunto che si confronta non a caso con i luoghi del cambiamento. Allora, diciamo che dal punto di vista proprio anche letterario, il confronto appunto con la città è un luogo che comincia nella diciamo seconda metà dell'Ottocento, no? Quindi rispetto appunto alla alla città storica, alla grande città storica, quindi ai grandi boulevard, al flaneur, quindi, no? Come quindi figura che, quindi, che frequenta la città, no? Lo spazio urbano, lo spazio metropolitano, e lo frequenta quindi osservando ma camminando, quindi, no? Quindi cercando gli interstizi, quindi cercando appunto quei luoghi, cioè quello che lo colpisce, quei luoghi dove c'è un rapporto anche un cortocircuito quindi tra il passato e diciamo così, e il presente, no? Tra la modernità e la tradizione. Allora, sul flaneur potremmo anche vedere dei libri, cioè leggere cose anche molto simpatiche, anche delle belle poesie, le abbiamo se si possono servire. Diciamo che però una cosa che mi sento di dire, tanto più quindi a Reggio Emilia, dove no, appunto abbiamo avuto una lunga discussione sulla città, e la prima ancora, dove c'è anche dato un assessorato nuovo alla città storica. Evidentemente la città della transizione quindi non è no? Quindi, diciamo, una porzione della città, no? Non è appunto il centro storico, ma in realtà tanto più sono le periferie. Cioè, era il centro, era, no? Magari con Baudelaire, ma con Benjamin, ma oggi appunto, invece, appunto sono le periferie. Quindi noi oggi siamo in un luogo appunto di no? Un luogo perfetto per il Franier, quindi non via Brigata Reggio. No? Cioè, tutti di più, infatti il nostro più giovane partecipante alla serata, no? Quando, come è sceso dall'auto, ha detto ma io qua non ci sto, quella è la casa del fantasma, no? Perché c'è una casa in costruzione, no? Quindi, con tutto, credo che abbia colto, no? Quindi no? Questo è sono fantasmi, praticamente non sappiamo che cosa diventeranno, no? E magari chi conosceva già questo luogo prima invece si ricorda quello che c'era, quindi insomma, siamo nel fantasmagore effettivamente. Bambini dicono delle cose. No.
che fanno pensarci. Non se ne imprime neanche una, i fantasmi dopo siamo loro, possiamo essere tutti. Possiamo, allora, le due immagini con le immagini evocative. Aspetta, non so come aspetta. Allora, questa il tempo, quindi sono molto d'accordo. Cioè, questa è una foto che ritroveremo, solo che questa macchinina è una macchinina in graniglia, ma per esattezza è peggio, solo che è più interessante, cioè è la matrice di una macchinina. Cioè, lì c'era una piccola azienda che negli anni 30, 40 costruiva dei giochi per bambini, e quindi, come facevano loro, quindi era lo stampo in graniglia e poi facevano le macchinine di latta. Quindi qui si trova in un luogo molto interessante, come a fianco della scuola di Malcasale, e appunto quindi, allora, questa cosa pare che abbia scatenato, ce la racconteranno, quindi, no? Molte fantasie nei bambini, a me comunque mi è rimasta scatenata subito, quindi prima ancora dei bambini, perché evidentemente appunto c'era, cioè, questo ritrovarsi appunto in una dimensione, diciamo, esperienziale, no? Cioè l'esperienza dell'infanzia, no? Quindi, fatta da qualcuno che era prima di me, che io, in cui però io mi ritrovo una parte di me, forse invio, vabbè. E all'interno di uno spazio che quindi è una sorta di, diciamo, di giardino segreto. E la seconda immagine, sempre molto più evocativa, allora, nel senso che qui ci sono due persone che stanno camminando, che stanno anche fotografando, e qui ci sono dei bambini attorno. Evidentemente, appunto, le ombre, quindi allora, non so. Sono le nostre fantasmi, no? Che proiettiamo. In questo caso però la cosa che è interessante è questo, quindi introduciamo adesso la Giuliana. Questo tipo di esperienze, che abbiamo condiviso con diversi anche insegnanti qui presenti, e che tutti noi, diciamo, condividiamo, cioè, ogni volta con noi stessi, tra l'altro, quando camminiamo in luoghi, diciamo, ignoti, è, un attimo, guarda le ombre, sono le ombre là che ti guardano. Sì. E che questo caso, quindi, vuol dire, c'è uno sguardo forse, diciamo, non tanto scanzonato come di Franer, o melanconico come è quello di Franer, ma diciamo che c'è uno sguardo un po' più volontarista, no? Perché la scuola, no? Quindi, ha questo tipo di bisogno. Poi ecco, giusto perché mi sembra, l'ho trovato oggi questo, l'ho già trovato perché so che c'erano gli insegnanti. C'è un passaggio di Daniel Fabre, no? Daniel Fabre è un etnologo, diciamo, molto noto in Francia, ha avuto una bellissima idea, cioè ha fatto un centro di studi a Carcassonne, che quindi è una città piacevole, no? Medievale, e lui appunto si è posto questo problema, quindi in un libro che è curato, no? Che appunto si chiama Una storia a sé, no? Quindi questo è un tema di come voglio raccontare il locale, come l'antropologo di oggi deve raccontare il locale attraverso il tempo, ma e fare un'esperienza di identità. Il locale dà identità. Senza il locale non riesce a dare identità. Se non dà identità, vabbè, comunque non ci stiamo a questo momento. Quindi, nonostante i guai, no, questo bisogno di identità causa. E lui dice, Fabre, questa cosa, che il rapporto intercorre, si può intrattenere tra il grande racconto della scuola, si pone questo problema. Vedete, siamo in Francia, quindi hanno tutto un problema dell'educazione nazionale, no? Quindi l'educazione nazionale e le produzioni locali, che noi percepiamo via via sempre più diversificate. Allora rispondo a questo problema che mi sembra che sia, per chi oggi insegna a scuola, centrale, no? Quindi il rapporto c'è, quindi tra, no? Quindi questo anche dovere, no? Di, no? Per pedagogico, quindi, no? Di illustrare quindi una dimensione storica, di dare un'identità storica ai studenti, e tanto storica nel senso più generale, storico culturale, diciamo così, e dargli invece anche però, cioè, e declinare questa cosa con il, con quelli che invece appunto sono i saperi locali, no? Quelle che sono quindi appunto le storie locali, invece. Bella domanda, io la lascio quindi alla Giuliana, e poi ho tanti altri appunti, quindi, vuol dire, possiamo procedere. Vi ringrazio ancora per la partecipazione di tutti presenti, e spero che tutti quanti possiamo parlare. Che luce lo fai passare? Sì, adesso si può passare. Fai tu una. No, cosa c'è, Andrea? Come mai il microfono? Cerco di dunque, intanto il compito che mi tocca è veramente gravoso, perché dal volo all'atterraggio io cerco di portarvi nel modo migliore possibile. Non ho nessun brevetto, lui sa volare e con lui abbiamo imparato anche a camminare, ci alziamo ogni tanto insieme.
non vorrei farvi precipitare in un aspetto che potrebbe essere frainteso, nel senso che tutto quello che lui ha detto credo abbia ispirato e sostenga le motivazioni di quello che invece è un progetto operativo sul campo. Non per questo riteniamo forse meno così, evocativo e meno suggestivo, anche se l'esigenza che la nostra professione, il nostro ruolo chiede è anche quello di declinare continuamente approcci teorici alti con altri aspetti che sono appunto quello di un lavoro quasi manuale. Direi che dall'apprendista stregone al saggio si passa attraverso il tempo e il luogo che ci sposta verso una dimensione più artigianale e a volte anche artistica, potremmo poter dire. Educa il luogo è un progetto didattico che trattiene tutte le motivazioni sollecitate da Antonio che vanno verso un aspetto che è quello dell'educare e del formare, tenendo ben presente l'importanza e la specificità dell'età dei ragazzi verso i quali ci rivolgiamo, ma anche dei luoghi abitati da loro. Allora, io adesso cerco di utilizzare i due elementi tempo-spazio. Secondo la disciplina tradizionale e corrente, ancora molto, diciamo, l'unica forse per il quale molti hanno riferimento, la geografia è la disciplina che ci sposta nello spazio, la storia invece è quella che ci sposta nel tempo. Che cosa avviene? Che nelle dimensioni dal locale al globale, ma soprattutto in una dimensione che è quella di vita, di spazio, di esperienza dei ragazzi, ci poniamo il problema invece di riprodurre e riproporre quella che è una capacità di rivisitare e di percepire la propria esperienza di vita. La frase "non basta essere di" è una frase di Mario Spinella, dice non basta appunto essere di Ravenna o di Comacchio per dire di conoscere questi luoghi. Ci siamo permessi di aggiungere delle immagini che sono evocative del luogo di cui noi ci occupiamo. Non è Ravenna, non è Comacchio, sono varie immagini, scorci di paesaggi che appartengono al territorio della circoscrizione settima. Quindi dal quartiere Santa Croce a Massenzatico, Prato Fontana, Mancasale. Ecco, già questo modo di presentare in un qualche modo ci ha dato la consapevolezza di una valorizzazione dei luoghi, laddove si è abituati invece a percepire luoghi vissuti e anche i nomi che io adesso vi ho evocato, che stanno fra lo scherzo, il faceto, comunque qualcosa che evoca una cosa perché è vicina, non degna comunque di essere approfondita o sperimentata o indagata con le categorie disciplinari che noi conosciamo. Il laboratorio didattico di Geostoria quindi è uno dei momenti operativi di questo progetto che, torno a dire, il tempo e lo spazio sono gli elementi, le coordinate che sostengono questo progetto. Allora, lo spazio, non posso non parlarvi e non riferirmi in qualche modo a che cosa è la circoscrizione settima. Allora, intanto c'è un nucleo centrale che è Santa Croce. Ci troviamo in una periferia che sta a nord di Reggio Emilia e questo territorio si spinge con tutte le storie legate alla storia anche industriale della nostra città, delle Reggiane, altri elementi evocativi forti di cui poi penso vi parlerà meglio Antonio, si sposta verso i segni di una esperienza invece che quella legata all'attività agricola, con dei segni ambientali naturalistici che sono quelli che troviamo nelle cosiddette nostre frazioni. Però che cosa succede? Che per esempio vicino alla nostra scuola c'è una specie di colosso che si chiama Stadio Giglio. Dalle finestre della nostra scuola si vede anche un acquatico con la Q. È questo nuovo modo di divertirsi. Sono queste piscine, questi giochi d'acqua che forse sostituiscono nella modernità altri percorsi d'acqua più naturali
che i ragazzi hanno potuto indagare. Quindi vicino all'acquatico esiste ancora il segno del mulino della nave, che era quel vecchio percorso che serviva per collegare i canali al fiume Po. Vicino all'acquatico c'è un diotteto, però ci sono ancora delle querce secolari. C'è un progetto che non è più tale, sta diventando realtà, che è quello dell'alta velocità. C'è un'autostrada. Allora, io cerco di creare, come posso, quello che è l'ambiente che i ragazzi vivono. Poi ci sono i nostri ragazzi, e allora torniamo al discorso dallo spazio al tempo. Sono ragazzi che provengono da molti quartieri della città. Molti di loro non vivono nel luogo di aggregazione prossimo alla scuola, vivono un'esperienza fatta di 8 ore al giorno in questo ambiente. Quindi per noi è stato assolutamente imperativo occuparsi di un laboratorio didattico di geostoria per cercare insieme a loro di attraversare con la mappa che voi vedete i percorsi che avessero come elementi di riferimento, come se ci fosse una bussola qua per orientarci, e il discorso dell'identità, la territorialità e la memoria, per far sì che attraverso la conoscenza dei luoghi, nei tempi che appartengono all'esperienza dei ragazzi, si potesse arrivare intanto a una conoscenza del territorio, con tutto quello che dal contenuto al metodo poi questo consente di favorire in termini di conseguimento di obiettivi, come diciamo noi. Quindi perché per esempio utilizzare una cartografia di un luogo altro, così come avviene in genere utilizzando libri o sussidi di testo, e non invece far sì che ci si possa appropriare di una cartografia che si rifà ai luoghi che si vivono per cogliere la corrispondenza tra il reale e il rappresentato. E perché invece non far sì che per esempio si percorra, si interroghi il luogo fino a raccogliere immagini così fortemente evocative come quella della macchina di Gravina, ma non solo, ma si possano per esempio aprire percorsi di incontro rispetto alla raccogliere memorie, all'indagare anche non solo i luoghi, ma anche a interrogarsi alle persone che lì vivono oppure hanno vissuto. E noi riteniamo che tutto il lavoro relativo all'integrazione anche, altro non è che cercare di far convivere esperienze di vita di bambini che provengono da famiglie che hanno avuto luoghi di provenienza più disparati. Però ci stiamo rendendo conto che per esempio i paradossi su queste transizioni permanenti non smettono mai. Abbiamo scoperto che i bambini di Santa Croce vivono il loro quartiere molto meno rispetto ai bambini che vengono dal Marocco. Nell'occasione dell'inaugurazione della biblioteca di Villa Cugnet, i bambini che sono arrivati di lì a qualche giorno sono i bambini che in un qualche modo non hanno grosse possibilità di mobilità. E in una concezione che è quella di famiglie da poco arrivate, famiglie italiane o di immigrazione interna, da poco arrivate a Santa Croce, c'è una preferenza alla frequentazione di quelli che noi a volte definiamo luoghi non luoghi, e per esempio sono i luoghi commerciali. E allora, per evitare che Ariosto evochi non solo l'ipercopa, ma dia il senso anche dell'esistenza di un teatro che si chiama appunto, che porta lo stesso nome, riteniamo che sia importante educare il luogo educando al luogo. Le esperienze e la validazione delle esperienze che sono state fatte negli anni scorsi, in modo forse più sporadico, in modo anche proprio sperimentale, ci hanno portato anche a trattenere quindi percorsi che ci fanno essere abbastanza sicuri sia per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi che anche proprio per i percorsi e per le, se puoi andare in quello successivo, per le metodologie attive. Ecco, un altro aspetto che ci ha insegnato ad insegnare meglio questo progetto è la possibilità quindi dell'utilizzo di metodologie attive, che poi vedremo meglio attraverso il racconto della collega.
È un progetto che ci obbliga in qualche modo a lavorare in rete con le istituzioni, ma a lavorare in rete in senso verticale e orizzontale anche con altre scuole. Sono presenti anche insegnanti dell'IPSIA e delle magistrali. Ed è un progetto che stranamente ha aperto non solo delle prospettive di lavoro, ma anche delle prospettive di relazioni diverse fra queste monadi che spesso vengono rappresentate da una chiusura di moduli scolastici che in qualche modo definisce a volte dei contesti che invece trovano in una continuità, una comunicazione e anche un'efficacia maggiore dal punto di vista didattico. La modalità di realizzazione ha previsto diverse fasi, c'è un versante didattico per cui immaginate che Antonio e altri suoi collaboratori nelle classi insieme agli insegnanti promuovono percorsi di visite guidate e poi armati di macchina fotografica, telecamera o semplicemente il veicolo della comunicazione ritornino in aula per rielaborare e per ripercorrere con altre modalità tutti gli elementi e le informazioni che sono state raccolte. C'è un lavoro versante, diciamo così, di formazione sui docenti, perché spesso i nostri docenti si sentono di dire ma noi non conosciamo questi posti, non siamo nati qua come se fosse obbligatorio per insegnare storia, avere attraversato tutte le epoche o per insegnare geografia esatto, abitare in modo ubiquitario tutti i luoghi. Il percorso per adesso abbiamo definito biennale, quindi per l'Istituto Galilei prevede che in ogni classe con una gradualità che è rispettosa poi anche dell'età dei bambini, nella scuola di base, si affrontino le varie tematiche. Quello che mi interessa dire, e la valenza più importante, è questa educazione, l'educazione alla cittadinanza che noi intendiamo promuovere come recupero nel senso di appartenenza alla comunità, come capacità di indagine sulla memoria e in ogni caso tutti i percorsi che sono stati validati e sperimentati sono oggetto di una documentazione che in modo faticoso e comunque cerchiamo di manifestare, di intrattenere proprio per garantire anche la possibilità che questa esperienza sia trasferibile. Ho tante altre cose che mi passano per la testa, però penso che basta, sia sufficiente. È la storia che cammina, non solo per le cose scontate, ma per quelle venute da fuori. Si vede anche da qua. Penso che l'ultima frase, ogni terra, ogni cosa è lo specchio in cui gli uomini si riflettono con tutta la loro storia. E per accompagnare gli uomini e bambini, o le donne e bambine, il percorso prevede quindi una gradualità e un'apertura anche, poi non so se io adesso passo a te, Antonio, ancora o Alessandra. Possiamo solo dire che è Mario Spinella, 1946. E quindi Sandra ora penso vi accompagnerà in un viaggio che è stato fatto anche con un percorso multisensoriale, degli occhi e le finestre sul mondo che abbiamo fatto conoscere i bambini, quindi attraverso i cinque sensi. Allora, non... Hai delle slide? Vai, sarà Antonio che ci dirà. Allora, no, torna indietro. Noi ero a lungo l'esigua platea, anche perché si tratta di comunicare riguardo un piano più operativo didattico. E quindi cercherò solo di dare qualche breve cenno di alcune fasi dell'attività di questo progetto Luca e Luogo, che è un progetto che ha interessato anche classi di bambini, diciamo così, in tenera età, in particolare per
l'uscita di cui vi dirò, l'attività riguarda bambini dell'età di 7 anni, è una classe seconda. Allora, cosa ci siamo posti il problema di cosa può essere costruire un'identità condivisa, partecipata, lavorando sul territorio, attraverso il percorso della memoria per bambini così piccoli. Quindi come poteva tradursi l'idea di uno spazio che diventa luogo e per bambini di quell'età sicuramente poteva tradursi solamente attraverso un approccio assolutamente diciamo emozionale, affettivo. E quindi abbiamo deciso, in uscita con il nostro esperto Antonio Canovi, in una bellissima mattina d'aprile, con uno splendido sole, percorrendo delle strade dove, quelle proprio, dove le ombre fortunatamente si proiettano ancora a terra e non sono inghiottite, diciamo, dalla violenza della modernità. E ai nostri bambini abbiamo proposto una lettura del luogo e dell'ambiente, come vi diceva Giuliana prima, attraverso una lettura sensoriale, quindi vista, udito, olfatto, tatto, che si è poi tradotto in lavoro di gruppi e sottogruppi, che per i bambini erano occhio, orecchie, mani, piedi. E in questo percorso abbiamo cercato di conoscere, diciamo, attraverso i sensi, ciò che lo spazio esibiva e raccontava di sé. Abbiamo cercato di conoscere ciò che lo spazio esibiva e raccontava di sé, non solo attraverso i sensi, ma anche raccogliendo appunto emozioni, impressioni, ipotesi, racconti. In questa passeggiata, in questa uscita con l'esperto, abbiamo attivato però anche un altro modo di guardare all'ambiente e allo spazio, un modo che andasse verso la ricerca di indizi, l'attenzione alle tracce, che facesse cioè parlare questi e li facesse divenire le fonti da cui ricavare possibili, probabili informazioni. Accompagnati da Antonio, i bambini hanno chiaramente appreso anche direttamente dallo storico e quindi anche con un linguaggio più tecnico, più specifico, informazioni che, e notizie che riguardavano l'ambiente e il luogo che loro, come diceva Giuliana prima, conoscono soprattutto attraverso la frequenza scolastica. I nostri bambini sono bambini che restano 8 ore a scuola e lì costruiscono, diciamo, una grossa parte della loro identità. I bambini di questa classe in particolare provengono tutti da luoghi altri e quindi quell'ambiente, quel luogo lo conoscono di solito o attraverso il grande occhio della finestra dell'aula che ci ospita al secondo piano dell'edificio scolastico o attraverso i vetri degli abitacoli, i veicoli che ogni giorno li portano a scuola. Quindi per loro uscire e esplorare l'ambiente circostante è stata una, diciamo, emozione potente. Chiaramente di questo percorso in uno spazio che, come vi diceva Giuliana prima, si trova all'incrocio di direttrici, diciamo, temporali e spaziali così diverse. Il Pioppetto e l'acquatico, le case coloniche e lo stadio, la stazioncina, le fabbriche che stanno di fronte alla nostra scuola. Allora, un'uscita di questo genere ha avuto successivamente chiaramente una rielaborazione in aula, anche perché per ricomporre, diciamo, le impressioni ricavate da questo paesaggio così misto e così eterogeneo in cui la nostra scuola è inserita. La rielaborazione in aula ha diciamo, immediatamente contattato la pratica di metodologie attive. Molto potente è stata un'attività legata, poi magari procedere perché si vedono,
prossimamente. Magari se c'era Antonio. Beh, faccio andare io, no? Fai andare. Allora, in seguito diciamo questa esplorazione, affinché l'esplorazione divenisse una narrazione, per cui lo spazio attraverso cui tu cammini, lo spazio che attraversi e l'esperienza che compi, dia un senso di identità a quel luogo e in qualche modo lo ricostruisca e lo ricomponga. Allora, diciamo, attraverso questa metodologia attiva, in particolare il brainstorming, è una questa tempesta di parole in libertà. Il titolo al brainstorming l'hanno dato i bambini dalla scuola ai dintorni. Ecco, il vantaggio di questa metodologia attiva è che intanto attraverso la parola, nominando la parola, io costruisco anche il luogo. La parola diventa una parola scambiata con gli altri in un'attività come questa, una parola complice, condivisa. E l'attività di brainstorming è un'attività dove le visioni parziali di ciascuno possono fondersi e costruire lo sfondo, diciamo, integratore e comune a tutti quanti i bambini. I bambini poi hanno suggerito loro stessi, dopo aver elencato queste 100 parole in libertà, di suddividere le medesime parole in 7 liste di significato che loro hanno nominato come parole vegetali, animali, dei sensi, della mente. Praticamente queste 7 liste di significato dovevano in qualche modo narrare il luogo. Cioè, era riutilizzare le parole, dovevano rendere il senso di come il dispositivo spaziale, lo spazio che loro avevano, diciamo, sperimentato, esprimesse un'identità del gruppo, guardando proprio all'identità del luogo che lo accoglieva. Allora, il luogo, chiaramente, per bambini così piccoli, quel luogo intorno alla scuola è un luogo che è prima di tutto relazionale e anche identitario. Com'è che attraverso questa cosa è diventato anche storico? Diventa anche storico laddove attraverso la memoria dei luoghi contattati, delle case coloniche, le altre case colonizzate del Cinquecento, la villa adiacente alla scuola, le fabbriche, la stazione e così via, allora attraverso questo contatto con i luoghi della memoria, i bambini per differenza hanno appreso la loro identità, quindi ciò che loro non sono più. In particolare ha scatenato molta passione, fantasia e attenzione la macchinina di graniglia di cui parlava Antonio. Questa macchinina di graniglia si trova in un giardino nella villa adiacente alla scuola, un giardino che loro hanno chiamato giardino segreto perché è veramente così quando ci si inoltra. E questa macchinina di graniglia è stato il senso dell'oggetto perduto e ritrovato e ha fatto sorgere ai bambini tantissime domande, costruire ipotesi, ma soprattutto li ha messi in contatto con i bambini altri che non ci sono più. Quindi ha restituito loro il senso di vivere in un luogo che non è più il luogo dove gli altri bambini vivevano. E proprio mentre uscivamo dal cortile di questa casa e tornavamo a camminare su queste strade intorno alla nostra scuola, uno dei piccolini si è fermato e ha gettato lo sguardo intorno dicendo: e noi saremo la memoria delle cose che non ci saranno più. La presentazione è terminata, un attimo.
questo punto? Non so, ci possono essere domande di libertà, intenti di libertà. Comunque i nostri giovanotti hanno comunque, cioè, qualcosa di vero c'è, cioè che alla fine del nostro incontro comunque chi vuole fermarsi può così, vedere, quindi no, Sergio Reggianino in alcune canzoni fatte prima, insomma, qualche anno fa. Quindi, tanto per chiudere con Sergio Reggianino, col tempo e lo spazio delle migrazioni in questo caso. E, sì, preferiremmo davvero una qualche tipo di, oh, insomma, di relazione, no? Con voi sulla serata. Questa parte è molto qualificata. Ho avuto qualche, diciamo, appunto, defaillance ulteriore perché l'ultima era positiva, cioè appena nato un bambino, quindi sono corsi a due del pubblico. Sì. Alberto, questa ragazza americana che ha lasciato una poesia comunque sul tempo e lo spazio per l'occasione, ma in inglese e in italiano è bilingue, diciamo sempre leggerla, non so, quindi diciamo, la serata era la proposta di un 31 luglio, quindi fare una cosa sul tempo e lo spazio, quindi, no? È stata quella di dire, proviamo a raccontare quel più di esperienza. Possiamo anche leggere le poesie, cioè, possiamo parlare della flaneria, non so. Andiamo, io Paola. Lorenzo. Monis. Trovo questo progetto molto molto bello, quindi però insomma è chiaro che come insegnante delle superiori, che così è entrata quest'anno, è stato un piacere anche aver fatto la conoscenza delle colleghe, ma che deve ancora con i propri colleghi, con il proprio ambiente di lavoro, concretizzare adesso e davvero rendere operative queste sollecitazioni, queste cose che per voi sono state già un'esperienza, una ricchezza, un percorso penso molto, molto significativo. Mi auguro di avere intorno, anch'io, riuscire a creare intorno un gruppo di lavoro che sappia, perché insomma è saputo che nella scuola superiore questa attenzione poi ai programmi, questa attenzione ai contenuti fa sì che a volte cada un po' magari in secondo piano il discorso, no? del vicino, del presente, della motivazione, il discorso anche dell'apprendimento, che comunque è anche per i ragazzi che hanno 15-16 anni fondamentale. E trovo che forse la cosa più interessante è vedere proprio questo curriculum in continuità e vedere poi anche le varie risposte che le varie fasce di età i ragazzi possono dare, condotti a lavorare in questo modo. Sono parole, pensieri liberi, commentari, niente. Lo so. C'è qualcosa che Giuliana forse vuole avere, molte cose ancora da dire. No, io credo che intanto la vostra presenza è significativa, perché appunto voi vivete nella scuola elementare, forse a fare più naturale e più prossima una opportunità legata all'esplorazione del vicino, nel senso temporale e spaziale. Noi invece ci troviamo spesso a dirci: beh, più di tanto poi non possiamo fare con questi bambini per le incompetenze che già ci poniamo come obiettivo, ma comunque non i prelazzi di mancano, insomma riteniamo che gli approfondimenti con i ragazzi, considerando l'età che è quella con cui voi dovete fare e le varie opportunità, per esempio le abbiamo lanciate, le idee su una
possibilità di parlare delle guide del tempo presente. Cioè l'idea è comunque che in una sorta di comunicazione che non va più tanto, che non ha niente a che fare con l'annuncio, ma che sia invece fatta di allievi della scuola magistrale, che dell'istituto magistrale del liceo, che accompagnano invece i ragazzi delle scuole medie in un luogo come quello della biblioteca Cugnet, e per le competenze che possono trasferirsi, per le esperienze che possono condividere, a lui piacerebbe molto. Qui è chiaro che c'è un modo diverso di guardare di un bambino di 9 anni e di un ragazzino di 12 e di un altro di 16. Però la sfida interessante è anche questa, cioè tutte le ragioni che possono apparire problemi, crediamo in modo forse anche un po' incosciente, ma sicuramente mai senza avere la spinta, di cui è anche il principio di realtà, che ci fa poi camminare in un modo un po' sensato, anche io credo che è un po' così, un po' creativo e fantastico, e quindi poi noi sappiamo poter contare su Antonio, che è un esperto ormai di antropologia urbana e di varie narrazioni, di varie storie strane, quindi stiamo anche vedendo questa storia strana. Monica, dai. Una poesia. La possiamo collegare magari a dei concetti che adesso fanno tendenza, non è un discorso finale, cioè la sostenibilità, dobbiamo stare vicino al cittadino, dobbiamo cogliere magari i problemi stando comunque vicino alle persone, e secondo me questa è una trasposizione che si può fare, insomma, c'è una lettura del contesto partendo dal basso. C'è questo aspetto, è un aspetto molto forte. C'è solo terminologie diverse. È molto forte. È molto di lavorare che abbiamo le esperienze di questi anni. Quindi c'è una. È una, come dire, un progetto, un modo di lavorare molto cooperativo, come vuol dire. Quindi se è anche bene appunto su questo, insomma, ritornare, ridirlo in tutti i modi. La scuola sta adesso si può non funziona molto bene fare un'esperienza forte in questo, secondo me. Questo punto della differenza, quindi con c'è una lettura che posso consigliare, quindi Lo sguardo del franello, che è un libro molto affascinante da questo punto di vista. Che si vuole, quindi ovviamente questo Parigi, Berlino, Praga, Budapest e così via, Mosca, eccetera, eccetera. E appunto in questo caso appunto il nostro sguardo è uno sguardo da Flanel, però così, insomma, siamo in tanti, no? Quindi costruiamo delle reti, diciamo così, ma insomma, quindi. Però a me piace, mi sento molto, quindi come ho visto, quindi lavorare anche in questo, anche ultimo caso che Sandra ha raccontato, quindi questo discorso anche dei cinque sensi, appunto perché non era fatto un percorso, diciamo così, diciamo direttino, no? Quindi, per questo quindi i bambini ho visti muoversi, articolare quindi loro stessi, quindi, rapporto con lo spazio. Quindi, non erano particolarmente, diciamo così, già stati, no, preparati da questo punto di vista. Ed è stato quindi un ritorno molto forte. Quindi credo che appunto sarebbe bene in realtà fare un altro incontro, una stagione, diciamo, no, più compacente. Queste cose, quindi magari con qualche anche amministratore, no? Ecco, presente, o qualche altro funzionario. Adesso comunque niente, per c'è il concerto di Sergio Giannice davvero, possiamo solo dire in breve, è sul giornale che Sergio Giannice quindi abitava a Santa Croce.
e nel popolo giusto anche lui. È nella scuola la concezione, cioè in via Filippo Re. Dove c'è la Filippo Re per tanti anni. In quella scuola c'era la concezione. Prima aveva mano una scarafaggio, quello che mi mano che buttava. Ma la mangiava per avanti. Quindi da questo punto di vista quindi c'è una. Sì, c'è un rapporto forte, quindi con. Come la nonna. Con Santa Croce. Poi in realtà appunto di San Genis era molto bello, quindi non so se qualcuno lo finanziasse si può fare, andare a Parigi e filmare i luoghi in cui abitate. Non so che l'esperienza di. No, pensando che l'esperienza dell'emigrazione, l'esperienza dell'emigrazione è appunto l'esperienza che arriva alle porte della città e poi si sposta nelle periferie, salvo alcuni personaggi. Quindi tra questi personaggi, come c'era sulla Gina Pifferi, ma ecco, Reggio Emilia ha fatto questo, quindi la famiglia in realtà si è sposata, ha fatto Saint-Denis anche, i luoghi tornano sempre, e poi ha fatto la zona, diciamo, attorno al mare abitata. Lui come altri che poi hanno fatto vite più artistiche, quindi anche queste, cioè, gli italiani vanno comunque, o i reggenti andavano comunque, appena posso, ma ancora oggi vanno fuori. Perché hanno voglia la casa con un po' di verde, eccetera, eccetera, i bambini, quelli lì. Mentre una minoranza sceglie di stare in città, ovviamente poi anche in quartieri quindi prima più popolari, poi di altro tipo. Quindi insomma, anche in questo momento cioè, lui abitava a lì Saint Louis, quindi il posto più esclusivo che c'era a Parigi, e insomma Saint Paul de Vence, altro posto molto bello in Provenza. Per esempio appunto l'altro burattinaio che c'è in questo momento, lo chiede Nando, non ce l'ho io. Che è un abita appunto anche lui nella zona della Tour Eiffel, e anche lui appunto è un altro reggiano che ha il teatrino da quella marionetta della Tour Eiffel, e vive da 40 anni così. Un altro che fa anche lui film, cinefilm, film che è di Fabrico, vive ancora per suo, quindi ugualmente ha la zona del Lago di Trionfo, quindi chiaramente sono posizionati in città, però gli incroci quindi, diciamo, storici sono uguali, cioè negli anni 30, 40, quindi c'erano appunto alcuni quartieri che sono la zona est di Parigi, insomma, il quartiere del XX, Rue d'Avron, c'era una osteria molto famosa, è stata gestita per 30 anni da reggiani, cioè, prima c'era uno di Bagnoli in piano, poi c'era appunto questo di Cavriago, poi in alto, quindi sarebbe bello fare questo, solo che non l'ha fatto nessuno prima. No. Apri la bocca, ha dato la torta, andando, va bene. Apri la bocca. Guarda, non ce l'ho scappata. Dai, per culo. I nostri mezzi tecnici. Yeah.
è una cosa traumatica.